San Nicola Arcella, il Consiglio approva il bilancio di previsione 2011, Osso abbandona la seduta, Ciancio si sgancia da Forestieri che resta solo in minoranza. Maratea ha presentato il nuovo piano urbanistico, recupero del centro storico e sviluppo delle zone extraurbane gli obiettivi principali. Praia Mare, riapertura della biglietteria della stazione ferroviaria, ma solo per i mesi estivi. Aieta, partite le giornate d'Europa a cura dell'Associazione Rinascimento, un laboratorio per la cultura e la coscienza europea. Erano queste le anticipazioni di Rete 3 News. Buonasera e ben ritrovati da parte di Martino Giano, oggi martedì 26 luglio. In apertura andiamo a Praia Mare perché solo oggi è stato definitivamente domato l'incendio in località Saracinello. Ci sono voluti ben 3 giorni per domare le fiamme che hanno spazzato via più di 10 ettari di bosco di conifere e ridotto letteralmente in cenere 40 anni di lavoro e manutenzione di uno dei polmoni verdi di Praia Mare e dell'intera riviera dei Cedri. Ancora questa mattina, come potete vedere dalle immagini, erano in azione gli elicotteri che hanno spento gli ultimi roghi. Ricordiamo che l'incendio ha avvistato nel primo pomeriggio di domenica scorsa ha minacciato anche le abitazioni della zona, scongiurato subito qualsiasi pericolo per l'incolumità dei residenti che comunque hanno lamentato qualche ritardo nei soccorsi. Ma al di là delle polemiche, come testimoniano le immagini, rimane il rammarico per la scomparsa di una zona verde e incontaminata, meta anche di picnic ed escursioni. E adesso andiamo invece a San Nicola Arcella, Consiglio Comunale, con all'ordine del giorno, tra gli altri punti, il bilancio di previsione 2011 e il piano triennale dei lavori pubblici, gli esiti tecnici e i risvolti politici nel servizio di Gaetano Bruno. Il Consiglio Comunale di San Nicola Arcella approva il bilancio di previsione 2011 e il programma delle opere pubbliche per il triennio 2011-2013. Questo il dato tecnico che emerge dalla civica assise che si è tenuta ieri sera. Il dato politico è che Filiberto Forestieri, capogruppo di Amo San Nicola, si ritrova a svolgere il ruolo di opposizione praticamente da solo. Il consigliere Ciancio, eletto con la lista di Forestieri, ha infatti confermato la volontà di costituire un gruppo autonomo. La motivazione, ha spiegato, risiede nella scarsa esperienza politica del suo capogruppo e negli atteggiamenti assunti in sede di dibattito. Lecito chiedersi a questo punto come Ciancio abbia potuto condurre insieme a Forestieri l'ultima campagna elettorale. Nelle votazioni ha sempre avallato le proposte della maggioranza, astenendosi soltanto sul bilancio di previsione. Domenico Osso, di Uniti per San Nicola, ha votato a favore dei provvedimenti sul piano delle alienazioni e sui relativi prezzi, astenendosi sulle determinazioni delle aliquote ICI e sul programma triennale dei lavori pubblici. Osso ha poi abbandonato la seduta quando nel corso della discussione sugli emendamenti al bilancio di previsione lo scontro tra Amadeo e Forestieri si è acceso, lamentando i toni troppo crudi del confronto politico. Il capogruppo di Oamo San Nicola, invece, ha lamentato vizi procedurali e formali nel bilancio di previsione, incoerenza fra il piano delle opere e il bilancio, chiedendo che il verbale del Consiglio e la relazione del revisore dei conti fosse inviata alla Corte dei Conti prima di abbandonare la seduta. L'opposizione è allo sbando, sfugge al dibattito, ha commentato Amadeo. Nel merito del bilancio di previsione, poi, il vice sindaco ha spiegato l'intenzione dell'amministrazione di tenere quanto più basse possibili le spese correnti per aumentare la spesa per investimenti. Nessun aumento di tasse, tariffe e tributi, pur in una situazione di grandi difficoltà finanziarie, per una scelta che, per portare frutti, richiederà sicuramente del tempo. E rimaniamo sempre a San Nicola. Nel corso del Consiglio Comunale di ieri, infatti, sono stati eletti 2 consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, che faranno parte della consulta dei cittadini non residenti. Per la maggioranza all'unanimità è stato votato Rocco Osso e per la minoranza Alfredo Ciancio. Le elezioni per la consulta dei cittadini si svolgeranno il prossimo 13 agosto. Amareggiato e deluso, così si definisce l'assessore al turismo del comune di Belvedere Marittimo, Vincenzo Cristofaro, per la vicenda che ha coinvolto l'associazione Belvederesi in Argentina. L'associazione infatti ha rispedito al mittente a distanza di un anno i soldi raccolti nel corso del triangolare del cuore città di Belvedere Marittimo che ha visto scendere in campo l'attuale maggioranza guidata dal sindaco Enrico Granata, l'ordine dei commercialisti di Paola e le vecchie glorie del Belvedere Marittimo. Il denaro raccolto è stato consegnato al viceconsole dell'associazione Belvederesi in Argentina.
A quanto pare il presidente non ha accettato il gesto, ha detto rammaricato Cristofaro, forse erano abituati ai 3.000 euro l'anno che il comune versava nelle casse dell'associazione. Andiamo adesso a Maratea, dove questa mattina il Consiglio Comunale è stato presentato il regolamento urbanistico, i dettagli nel servizio di Pierina Ferraguto. Recupero del centro storico, riqualificazione dei nuclei abbandonati, sviluppo delle zone extraurbane, risparmio energetico e ampliamento edilizio. Sono queste le linee guida del regolamento urbanistico che è stato presentato questa mattina al Consiglio Comunale di Maratea. La presentazione del documento completa la fase preliminare dell'iter che porterà alla definizione del nuovo piano strutturale cittadino. Il settore più coinvolto è quello turistico, come spiega il sindaco Mario Di Trani, che garantisce l'approvazione del documento entro la fine dell'anno. Il regolamento urbanistico non può prescindere da quelle che sono le peculiarità di Maratea. Il turismo resta l'unica via che Maratea deve percorrere, quindi grande spazio alle attività ricettive, lo scioglimento di alcuni nodi, la questione del porto, del nuovo porto di Castrocucco. Oggi entriamo nell'ultima fase, quello che ci porterà appunto al confronto con le istituzioni regionali per approdare poi entro l'anno definitivamente in Consiglio Comunale per la definitiva approvazione. La vera novità è che Maratea avrà finalmente un piano urbanistico, ad affermarlo Fedele Zaccara, redattore degli strumenti urbanistici comunali. Si punta moltissimo sul recupero di ciò che esiste, abbattendo i consumi energetici e dando premi di cubatura a coloro i quali saranno disponibili in questo senso. Elemento innovativo, ritengo, la costruzione di un progetto della città pubblica attraverso un meccanismo che è quello perequativo, cioè i privati hanno diritti a costruire volumetrie, in cambio devono cedere e realizzare strada, verde, parcheggi. Importante è il ruolo della minoranza, che ha seguito con attenzione tutte le fasi che hanno portato alla realizzazione del nuovo piano strutturale e che non intende abbassare la guardia, anche perché stamattina non è arrivato il documento, noi consiglieri non siamo in grado di dire qual è il progetto reale, al di là della teoria che oggi è venuta fuori. Io spero che a breve ci diano il lavoro completo, lo possiamo analizzare in modo intelligente e puntuale, possiamo fare le osservazioni che già abbiamo fatto negli incontri. Saremo attenti a che non avvengano solo due sviluppi sul territorio, noi vogliamo che si ponga l'attenzione al territorio in complessivo. La Commissione Finanza Locale dell'ANCI ha evidenziato l'impossibilità dei comuni di poter rispettare il patto di stabilità per l'anno 2012 perché l'obiettivo richiesto non è assolutamente raggiungibile. È quanto dichiara Franco Floris, presidente della Commissione Finanza Locale dell'Associazione dei Comuni. L'obiettivo richiesto non è raggiungibile, spiega, nonostante i sacrifici che i comuni stanno effettuando sia in spesa corrente, tagliando l'impossibile, sia bloccando gli investimenti, cercando di mantenere vive le funzioni fondamentali. Pertanto, conclude Floris, chiediamo di eliminare il patto di stabilità, trovando soluzioni concrete con l'ANCI che consentano un minimo di spazio finanziario ai comuni. A Tortora adesso l'amministrazione comunale di Tortora non molla su San Sago e pensa di appellarsi al Consiglio di Stato. Lo si apprende da un comunicato stampa della giunta guidata da Pasquale Lamboia. La decisione a seguito della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria che ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Tortora contro l'autorizzazione unica della provincia di Cosenza per la realizzazione di una copertura di 8.000 metri quadrati sull'impianto di compostaggio gestito dalla Recuperi SRL in località San Sago. Nella nota il sindaco di Tortora ha ribadito le perplessità sull'autorizzazione provinciale, viziata, ha dichiarato Lamboia, dalla mancanza di alcuni importanti pareri, quali quelli dell'autorità di bacino e del settore ambientale della regione Basilicata. A Praia Mare adesso, dal 1° luglio, la biglietteria della stazione di Praia Mare è rimasta chiusa per il pensionamento del responsabile. La direzione regionale della Calabria ha disposto la riapertura, ma solo nel periodo estivo. Diana Colle. Riapre, ma solo fino al 31 agosto, la biglietteria della stazione di Praia. Lo sportello, chiuso dal 1° luglio scorso per il pensionamento del vecchio addetto, è presidiato adesso dal bigliettaio di Castiglione Cosentino.
La sportella di Praia ha riaperto all'improvviso ieri intorno a mezzogiorno e subito i viaggiatori presenti in stazione si sono affollati, increduli, davanti al nuovo operatore. Il nuovo addetto, che è originario di Sapri, normalmente presta servizio a Castiglione Cosentino, stazione affollata d'inverno, soprattutto da studenti che si recano all'Università di Rende. La sua permanenza nella città dell'Isola Dino però avrà breve durata. Infatti la direzione regionale delle Ferrovie dello Stato ha deciso solo di tamponare il superafflusso del periodo estivo. Secondo una stima ufficiosa, infatti, ad agosto la biglietteria praiese incasserebbe non meno di 10.000 euro al giorno. Al momento invece nessuna decisione è stata presa per il futuro del servizio di biglietteria a Praia come altrove. Nei prossimi mesi anche a Scalea e in altre stazioni della zona si riproporrà lo stesso problema, il pensionamento dei bigliettai senza che nessuno abbia programmato per tempo la loro sostituzione. Saranno meno del 40% le famiglie che potranno permettersi quest'anno di andare in vacanza, a dirlo i dati dell'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori sulle partenze per le vacanze estive. Si conferma inoltre la tendenza a modificare le modalità della vacanza, soprattutto dettata dall'esigenza di risparmiare. Aumentano infatti i viaggi mordi e fuggi, aumenta la ricerca di ospitalità presso amici e parenti, cresce il numero di vacanzieri fai da te che organizzano il proprio viaggio approfittando delle innumerevoli offerte proposte soprattutto sul web. Intanto saranno salate le vacanze estive degli italiani con incrementi fino a 360 euro a famiglia, lo afferma in un proprio studio il Codacons, commentando per l'appunto i dati forniti oggi da Federalberghi. E rimaniamo a Praia Mare, un nuovo appello del Comitato ai cittadini in vista della prossima delibera dell'ASP, i particolari nel servizio di Giuseppe Miraglia. Una partecipazione di massa al Consiglio Comunale del 28 luglio prossimo è quanto auspica il Comitato Cittadino in difesa del nosocomio di Praia Mare. Si avvicina infatti il 5 agosto, giorno in cui l'atto a firma del commissario straordinario dell'azienda provinciale di Cosenza, Gianfranco Scarpelli, segnerà la sorte dell'ospedale praiese. Crescono dunque le preoccupazioni del comitato in vista dell'imminente scadenza per il riordino della rete ospedaliera a cura della stessa ASP. I cittadini e le forze politiche del comprensorio ne discuteranno proprio nel corso della seduta straordinaria del civico consesso, convocata dal gruppo di minoranza Praia Città d'Europa e con un solo punto all'ordine del giorno, la riduzione dei posti letto all'interno del presidio. Bisogna salvare l'ospedale, sostiene il comitato, e in questo momento, oltre alla riduzione dei posti letto, manca anche dei servizi essenziali per l'emergenza. Non possiamo privare i cittadini di un punto di riferimento, sottolinea il gruppo di cittadini nella nota, in particolare se collocati in una posizione nevralgica per l'Alto Tirreno Cosentino. E la struttura sanitaria, infatti, insiste in un bacino d'utenza che in questo periodo è di oltre 400.000 abitanti. Gli esponenti del comitato chiedono inoltre l'intervento dei rappresentanti delle istituzioni a tutti i livelli. In attesa che venga approvato il piano di riordino della rete ospedaliera della Regione Calabria, conclude la nota del comitato, c'è da salvaguardare la salute dei cittadini e queste esigenze non sono negoziabili. Gli interventi politici sulla sanità calabrese sono troppo spesso parcellari e restano circoscritti a singoli presidi ospedalieri o territoriali. Sarebbe opportuno invece porre la questione sanità in modo più complessivo e avviare una discussione proficua su come procedere alla riorganizzazione regionale del sistema ospedaliero. Lo afferma in una nota Antonio Palagiano, responsabile nazionale sanità dell'Italia dei Valori. L'organizzazione ospedaliera calabrese, UBSPOC, la progettazione, aggiunge, della rete territoriale, distrettuale, dipartimentale e della rete emergenza-urgenza, per come previsti da specifiche delibere regionali, sono, a mio avviso, un punto di partenza importante sul quale poter sviluppare un dibattito serio ed articolato. E andiamo invece ad Aiete e cambiamo completamente argomento. Ha preso vita Giornate d'Europa, progetto che fino al 28 luglio darà vita ad un vero e proprio laboratorio del pensiero europeista a cura dell'Associazione Culturale Rinascimento. Andrea Polizzo. Un laboratorio di pensiero per far crescere la coscienza e la cultura europeista e favorire l'integrazione tra Europa e Mediterraneo, Europa e regioni, Europa e Sud.
e Giornate d'Europa, il progetto realizzato dall'Associazione Culturale Rinascimento ed in scena nella splendida cornice del Palazzo Rinascimentale di Aieta fino al 28 luglio. Il programma prevede lezioni per universitari dei paesi europei tenute nelle sale del Palazzo da illustri docenti, eventi in collaborazione con la Camera di Commercio di Cosenza e ancora incontri, spettacoli musicali ed escursioni, come ci spiega il presidente di Rinascimento, Gennaro Cosentino. È articolato proprio come una full immersion, una summer school che è in pieno svolgimento. Ragazzi, laureati ed universitari di tutta Italia sono qui, stanno seguendo varie lezioni tenute da docenti importanti, di prestigiosi atenei, sui vari temi dell'Europa, dall'integrazione all'accoglienza, alla storia economica, al dialogo, al turismo sostenibile, tutti argomenti che fanno dei giovani europei e che da Aieta vuole partire comunque un messaggio dell'Europa dal basso, l'Europa dei popoli, che riesca veramente, finalmente, a fortificare l'idea dell'Europa, e lo facciamo con una sfida da un piccolo centro, ma da un centro d'arte nel Palazzo Rinascimentale, quindi senza complessi, anzi con una grande voglia di esprimersi per creare i giovani europei. Grande chiusura prevista giovedì 28 luglio con il meeting L'Europa dal basso tra economia e coesione, con la presenza tra gli altri di Gianni Pittella, vicepresidente vicario del Parlamento Europeo, Francesco Talarico, presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Pappaterra, presidente del Parco Nazionale del Pollino, e Raffaele Cannizzaro, prefetto di Cosenza. E questa mattina, sempre al Palazzo Rinascimentale di Aieta, Alberto Ventura, ordinario di storia dei paesi islamici all'Unical di Cosenza, ha tenuto una lezione sull'integrazione delle religioni, tema di forte attualità dopo i fatti di Oslo. Sentiamo cosa ha detto al nostro Andrea Polizzo. La lezione si chiama La sfida delle religioni. Un argomento che può sembrare marginale, ma che recentissimi fatti, anche come quelli della Norvegia, ci dimostrano essere di grande attualità. Le religioni non sono affatto morte, le religioni richiamano sempre più spazi, non sempre fortunatamente in maniera violenta, nella sfera pubblica europea, e quindi dobbiamo analizzare questo fenomeno, dobbiamo capirne le matrici storiche, liquidare certe istanze religiose come fenomeni marginali o addirittura psicopatologici semplicemente non ci aiuta. Bisogna capire le radici di questi malesseri, del perché certi movimenti talvolta violenti si richiamano a principi religiosi, talvolta tradendo quello che è lo spirito delle religioni che loro stessi invocano. È un imperativo assolutamente essenziale per l'Europa di oggi. Siamo stretti tra due, in sostanza, tra due grandi dilemmi. Da una parte un multiculturalismo che vorrebbe la pacificazione di tutto e di tutti, che vorrebbe il dialogo, ma che si è dimostrato non facile da attuare. Dall'altra una xenofobia che vede in chi porta i valori di un'altra religione il nemico, l'avversario da sconfiggere. Bisogna trovare la via di mezzo tra questi due estremi. Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Talarico, ha visitato questa mattina a Pentedattilo i campi antimafia promossi dall'ARCI nelle terre confiscate alla criminalità organizzata. Talarico ha incontrato decine di giovani provenienti da varie regioni italiane e impegnati nel progetto I luoghi dell'accoglienza solidale nei borghi dell'area grecanica. Attraverso voi, con il vostro lavoro, ha detto Talarico, e le vostre iniziative di volontariato e solidarietà, ci auguriamo che parta dalla Calabria verso tutto il paese un forte messaggio di speranza, perché si percepisca l'impegno corale delle istituzioni e della stragrande maggioranza dei calabresi per l'affermazione della legalità e nella lotta al fenomeno dell'andrangheta, che frena ogni tentativo di sviluppo sociale ed economico nella nostra regione. Ancora Praia a Mare, nel nostro TG, dove ieri i laboratori per bambini del progetto IABES hanno raccolto un importante successo sul viale della libertà, i particolari nel servizio. Il colpo d'occhio parla chiaro, meglio ancora delle parole. Il progetto IABES a Praia a Mare ha fatto furore. Il Viale della Libertà ha ospitato i laboratori creativi per bambini che il progetto coordinato dalla cooperativa Idea 90 e Solaris ha portato nelle principali piazze della Riviera dei Cedri. Il messaggio è sempre lo stesso: integrazione tra bambini disabili, normodotati, disagiati, ma anche uno spazio nel quale le famiglie possono incontrarsi, e i risultati finora raccolti sono significativi. Il progetto IABES funziona, funziona veramente, il progetto per i grandi e per i piccoli, è il progetto dell'integrazione e della felicità, e
sono molto contenta ed emozionata anche perché stiamo riscuotendo molto successo, i comuni ci chiamano per ripetere l'iniziativa. Lavorazione dell'argilla, della pelle, balli, disegno creativo, la formula è sempre quella. Ma ciò che più ha affascinato è stato il laboratorio dedicato alla creazione dei burattini, che è anche... un laboratorio di riciclo, cioè stiamo utilizzando tutte cose riciclate, dalla carta alle colle conservate in casa per del tempo, a piccoli ritagli di pelle, del laboratorio di pelle della mia collega. E i bambini si esprimono, ma la parte più bella è quella della creazione del burattino, non marionetta ma burattino, cioè animato dal basso. Ospiti speciali dell'appuntamento praiese del progetto IABES, l'associazione sportiva San Paolo Apostolo di Praia a Mare, con i quali si sta pensando ad un'iniziativa simile con al centro lo sport. Abbiamo aderito con non partecipazione anche perché consente a molti ragazzi che non hanno possibilità economiche, magari condizioni familiari un po' disagiate, a praticare dello sport. Quindi è una bella iniziativa, è un bel progetto. Divertimento ed impegno sociale, il progetto IABES vuole racchiudere tutto questo, un traguardo che... ci porta a un nuovo sbocco, a qualcosa di continuativo. Quindi noi speriamo che Progetto IABES continui ad esistere anche al di là di quelli che possono essere i finanziamenti regionali. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che queste ed altre notizie le potete trovare come sempre sul nostro sito www.rete3.tv. Prima di lasciarvi, come di consueto, le previsioni per domani. Nubi irregolari su Campania e Molise con piogge e rovesci durante la seconda parte della giornata, ampi spazi sereni e poche nubi sul resto delle regioni meridionali. Temperature in lieve aumento su tutte le regioni meridionali, venti deboli meridionali su tutte le regioni con rinforzi sulle regioni adriatiche, mare in generale poco mosso. Gli appuntamenti per questa sera e per domani. A Praia a Mare alle 21.30 presso la Galleria Manzoni, spettacolo teatrale Torre Nave dei Folli a cura della Compagnia Popolare Città di Praia a Mare. Ad Aieta alle ore 21.30 presso la Chiesa Santa Maria della Visitazione, concerto di musica sacra a cura dell'Associazione Musicale Josef Leistentritt di Tortora e il coro polifonico Laudate Dominum di Praia a Mare. Domani, per mercoledì 27 luglio, a Tortora alle ore 21, in piazza Leonardo da Vinci, serata cabaret con Bruno Mariano e Mino Abbacuccio. A Praia a Mare alle ore 21.30 presso la chiesa Sacro Cuore, quarto festival organistico con Antonella Barbarossa. A Scalea alle ore 21.30 invece il concerto dei Dream Sax Quartet in piazza Padre Pio, organizzato dalla Proloco di Scalea. Con questo è davvero tutto, ringraziamo Lino Russo e Vittorio Scuotto che ci hanno assistito, alle telecamere in studio, Luca Schiavo che ha firmato questo TG in regia, da parte di Martino Ciane, la redazione giornalistica di Rete 3, una buona continuazione con i nostri programmi e come sempre grazie per la cortese attenzione.